Allora, la S Roma comunica che da oggi Giuseppe Di Francesco non è più responsabile tecnico del club. La società ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. E Giuseppe Di Francesco non è più l'allenatore della Roma. Adesso, sapete insomma come la pensavo sulla questione di Francesco. Da inizio anno non abbiamo parlato, magari ci sono dei nuovi iscritti che non sapevano, che non sanno quello che ci siamo detti inizio anno, ma insomma io ritenevo Di Francesco l'allenatore assolutamente più in conflitto con la politica delle plusvalenze, con questa rotazione dei calciatori. Perché? Perché lui stesso aveva chiesto una stabilità, aveva chiesto la possibilità di lavorare dal punto di vista tattico, di evolvere il suo gioco negli anni con gli stessi calciatori, cosa che chiaramente a Roma non si può fare. Quindi Eusebio Di Francesco ha pagato i risultati del campionato, che sono stati disastrosi, ha pagato le due Coppe Italia, che bene o male, ragazzi, stanno lì, purtroppo stanno lì, perché è vero quest'anno con la Fiorentina hai perso 7-1, ma pure l'anno scorso è uscito malamente col Torino, giocando e meritando magari il passaggio, ma comunque sei uscito col Torino, che erano gli ottavi, quarti, non so neanche cosa erano, 2 anni la Coppa Italia non l'abbiamo giocata. La Champions League abbiamo fatto stra bene, cioè le notti che ci ha regalato Di Francesco in Champions League sono fantastiche, gli approcci alle partite, io ve l'ho detto, secondo me anche la partita di ieri era stata preparata bene, cioè parliamo comunque di un allenatore che nell'arco di 2 anni ci ha regalato delle emozioni che a Roma non avevamo mai vissuto, cioè io personalmente ragazzi non avevo mai vissuto, magari la Roma dell'82 aveva regalato questo tipo di emozioni in campo europeo, ma io la rimonta col Barcellona, vabbè, manca a dirla, ma anche la partita al ritorno in casa con lo Shakhtar, la partita con il Liverpool al ritorno, stessa, che comunque la Roma ha vinto con il Liverpool 4-2 al ritorno e poteva sicuramente finire in maniera diversa, la partita di ieri sera che poteva finire in maniera diversa, quindi alla fine della fiera io ho ricordi positivi legati a Di Francesco, purtroppo ha pagato l'altalenanza dei risultati, l'incapacità di gestire probabilmente un gruppo più forte di lui, cioè secondo me questo è il vero deficit di Di Francesco, basa la sua forza, come ho detto, sul lavoro, sulla ripetitività del lavoro, continuità del lavoro e non va bene per la Roma, ragazzi. Cioè, non va bene per la Roma. Di Francesco non era pronto per questa Roma e questa Roma non era tagliata per Di Francesco. Questo è stato il mio pensiero inizio anno. Questo continua a essere il mio pensiero in questo momento. La scelta sembra essere Claudio Ranieri. Il sostituto di Di Francesco sembra essere Claudio Ranieri. Vediamo un attimo l'ufficialità. Poi ci sarà anche da vedere e da giudicare i termini dell'allontanamento, se sono delle dimissioni, se c'è una buona uscita, se ha rinunciato a parte dell'ingaggio. Di Francesco, tutto sommato, mi è sempre sembrato una persona molto partecipa al progetto. È chiaro che poi i soldi non li lascia nessuno, ragazzi, i soldi non c'hanno amici. Vediamo insomma chi sarà il sostituto, se sarà Ranieri. Ho sentito dei nomi imbarazzanti, perché secondo me il nome di Donadoni con la possibilità dell'anno prossimo di rimanere sulla panchina è un nome imbarazzante, per quanto anche Donadoni sia una persona educata, quello che è, ma un allenatore imbarazzante, cioè i calciatori, questa squadra, questo ambiente, questi tifosi, questi giornalisti hanno mangiato Di Francesco, non vedo perché non debbano mangiare Donadoni. Dall'altro lato, ragazzi, c'è cioè, da fare tutto un discorso sulla scelta dei nomi, cioè sulla scelta del sostituto. Come detto, vedremo le formule, vedremo la formula, regà, vedremo la forma con cui verrà preso Ranieri, ma io ho visto e ho letto una confusione, sinceramente non so se sono fonti attendibili, ma io ho letto una confusione, ragazzi, all'interno della dirigenza che è probabilmente una delle cause del fallimento di Di Francesco, perché allora Baldini sembra essere intenzionato per l'ipotesi Sarri l'anno prossimo, che non si sa se si libererà, si libera, non si libera, Sarri subito, Sarri dopo, speriamo che Sarri fallisce col Chelsea per prenderlo noi dopo un fallimento col Chelsea, quindi siamo da una parte Sarri. E già qui io mi verrebbe da dire, ragazzi, se prima era Monchi che difendeva Di Francesco, Baldini sta cercando di portare Sarri, che è un altro che avrebbe le stesse identiche difficoltà nel lavoro con la continuità dei calciatori che ha avuto Di Francesco. Quindi mi sembrava una follia, ma ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi. Dall'altro lato che abbiamo? Abbiamo Ranieri, scelto a questo punto non so da chi, queste cose emergeranno. Abbiamo un Monchi che ha difeso a spada tratta di Francesco. Per carità, poteva anche essere una strategia, può anche aver deciso lui di mandarlo via. Questo non lo so, ragazzi, si chiarirà nei giorni che verranno. Sta di fatto che c'è una confusione: quello vuole Sarri, l'altro vuole Ranieri, che sono due allenatori in conflitto, cioè in conflitto.
Io vi dico, secondo me, raga, secondo me per la Roma l'allenatore perfetto, io avevo detto Conte perché sognava il top, ma Ranieri è un Conte, diciamo che ha un palmarès, un curriculum diverso, però è un allenatore che prende i calciatori, se tu gli cambi un difensore gliene metti un altro, per lui è la stessa storia, cioè ci vogliono 2-3 mesi, ma neanche. Quando sfiorò lo scudetto con la Roma venne la seconda giornata per impartire delle... dei dogmi tattici, no? 4-4-2 a rombo, con gli esterni alti avanzati, 4-2-4, chiamatelo come vi pare. Comunque, concetti facili, facili che possono apprendere tutti, anche i calciatori che stanno qui un anno e l'anno prossimo se ne vanno via. Allora un allenatore come Ranieri mi sembra più adatto a questa politica. Non sto dicendo che è meglio di Francesco, però mi sembra questa la... la strada da percorrere. Io sinceramente, se dovesse essere Ranieri in questo momento, ragazzi, dico, cioè, che ben venga Ranieri, ragazzi, che è un romano, romanista, che mi ha regalato anche lui delle emozioni, pertanto spero possa fare bene, staremo a vedere quello che succederà, ragazzi. Comunque mi dispiace veramente che sia finita così con Di Francesco, perché tutto sommato non lo meritava, raga, non lo meritava, ma noi a Roma purtroppo non abbiamo mai un lieto fine con gli allenatori, cioè non si spegne mai la fiamma, si deve interrompere e distruggere ad un certo punto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Io saluto il mister Eusebio Di Francesco, che non dimenticherò mai, chiaramente, per quella serata magica col Barcellona. Saluto il tattico e saluto a tutti quanti.